quinto classificato. Beh, hai vinto però. No, volevo fare il primo posto io. Ma dai, no. Pensavo volessi arrivare quinto, sesto. No, no. Com'è andato? Bene, i primi tre giorni ho giocato, secondo me, molto bene. Stasera ho sbagliato un paio di colpi che mi sono stati decisivi. Il giocatore sei aggressivo, tight? No, no, sono molto chiuso e gioco solo monster o connectors molto alte. Stasera però non ho visto niente, ho dovuto adattarmi un po' al tavolo che era aggressivo e niente, non ce l'ho fatta. Ti capisco, guarda, siamo due tight. E quindi insomma ti sei dovuto un po' adattare a questo tavolo? Sì, i giocatori a tavolo erano molto bravi e soprattutto il ragazzo, quello un po' più giovane, è veramente un bel giocatore. Beh, insomma, un tavolo finale non può che avere bei giocatori e anche te, giusto? Sì, è il mio primo torneo live, comunque è andato abbastanza bene e vediamo in futuro se riusciamo a farne qualche donante. Allora, speriamo, incrociamo le dita. Grazie, ciao. Davide, quarto classificato. Ti vedo un po' amareggiato, però dai, insomma, un'ottima posizione. Sì, un bel risultato, un po' amareggiato per un brutto call che ho fatto, col quale mi sono giocato il torneo, però va bene così. Questo fa parte del poker, diciamo. Va bene così, sì. Beh, hai vinto, insomma, una bella somma. Cosa farai di questi soldi? Sicuramente una parte ci pagherò altri tornei e una parte... vediamo. E butti subito in tornei, io invece andrei a farmi un bel viaggio, qualcosa. Ci scapperà anche quello sicuramente. Senti, ma sei fidanzato? No, no, ora momentaneamente no. Quindi non potresti fare un viaggio con una compagna? No, ora sono single o qualche amico. Guarda, io sono fidanzata, però un viaggio me lo farei molto. Volentieri offerta. Ok, andiamo, ciao, andiamo, su, dai. Innanzitutto complimenti, terzo classificato. Com'è andata questo tavolo finale? È stato difficile, facile giocare con questi giocatori aggressivi, non tight, non... Giocano benissimo. Mi sono dovuto adeguare, io vengo dalla vecchia scuola, perciò mi devo adeguare a questi ragazzi che sono forti, giocano bene. Per tanti anni e giochi? Una vita. Però l'altro tipo di poker, qua è 6 anni che gioca a questo. E diciamo che è bello. Meno male che è uscito questo poker. Bene, me lo sono contenta. A premiarti c'è Chiara Fierimonte di Lottomatica. Ciao Pamela, buonasera. Io le consegno questo premio e le faccio un grande in bocca al lupo per le prossime esperienze con noi a questo punto. Grazie.